Ciao a tutti, sto per andare a Dolzago, provincia di Lecco, dove ho scoperto che stanno facendo una pesca di beneficenza a tema libresco. In sostanza si offre 1, 3, 5 euro in base a quanto offri, puoi pescare un libro, ebbene sì. Ovviamente l'iniziativa mi sembrava molto carina e dato che mi sono tenuto libero per questo motivo, vediamo che cosa pescherò. Venite con me! Ho già visto, perché io ovviamente sono arrivato tardi rispetto all'inizio dell'evento, che c'è gente che esce tutta orgogliosa e ghiotta con degli Harry Potter in mano, edizioni illustrate. E ovviamente io so che il mio ritardo mi porterà a avere i libri più sfigati. Oh, speriamo di no, ragazzi, paura! Aiutami, allora dei tre cosa posso prendere? Fammi una carrellata. No, faccio il volo, non lo voglio prendere però. Qua ci sono dei libri comunque, il Mago di Oz, la Zanna Bianca. Sì, quelli da uno. Ci sono alcuni libri interessanti con questo formato. Freud. Poi abbiamo anche le Sorelle Bronte. Sono arrivato tardi, ragazzi. È ormai troppo tardi, sono solo i bracci. Quindi adatti a te. Non voglio i bracci. Adatti a te, devi soffrire. Ma non sono neanche trash. No, Nicola Sparks, ma sei fuori. Cos'è quella in Audi lì? No, quell'altro, quello lì bianco, cos'è? Quello può interessarmi. È uno o tre? Tre, devi pescare il 43. Allora, ce la puoi fare. Allora, vediamo questo. Iniziamo con uno. Da un euro. Uno da un euro. No. Vediamo, se Fabio volo sei costretto a prendere. No. Ok, ho scelto. Abbiamo visto. È il numero 2. Vedi? Cos'è? Cos'è? Posso fare cambio? No! No, non vuoi. Te ne facciamo pescare uno gratis. È vero, dai. Va bene. Uno in omaggio. Cos'è? Dovrebbe piacere. Questo è bello, dai. Questo è mio. Vedi? Quello gratis è sempre un favore. Gratis, ragazzi. Avete visto, eh? Dai, adesso... Dai, proviamo. Poi mi fermo perché sono arrivato tardi. Ok, dai. 3 euro da adulti posso pescare. Amelino Tomb, interessante. E basta, tipo. Vabbè, cioè sono profondo. Ma l'ho già letto. Ce l'ho già. Ah, c'è il Profeta. Abbiamo Voltaire, al massimo Rousseau. Ok. No, no. Di 3 euro bimbi cosa c'è invece? Abbiamo L'amico trovato di Fred Pullman. Ok, il Mago di Oz, Zanna Bianca, Quando interrompo il coniglio rosa. E poi abbiamo Piccole donne crescono, Il giro del mondo in 80 giorni. Forse bimbi è più interessante. Dai. Vado di bimbi. Vado di bimbi. Ti prego, fa che non sia più un vestito. 5. Allora, ripetendo il mio bottino, non è stato neanche così trash, perché ho preso Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Judith Kerr, un Irene Nemirovsky come Le mosche d'autunno e Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. E quindi dai, sono abbastanza soddisfatto, anche se ho scoperto una cosa. Ah vabbè, non vi ho detto che questa pesca di beneficenza è un progetto senza stanza, un progetto di giovani che ci credono tantissimo e che vogliono portare della cultura con le proprie mani, i propri sforzi nel territorio lecchese, e questo è molto importante. Ma c'è una conseguenza trash, perché a questo progetto ci lavora una che credevo fosse una mia amica, a cui ho regalato un libro che ha messo nella pesca di beneficenza. Dillo in che anno me l'hai regalato. Gliel'ho regalato in terza superiore e me lo ricordo ancora, e lei pensava di farmela, ma io i libri li regalo con un motivo preciso. Al mio bottino si sono aggiunti anche Le Bronte, Jane Eyre e Cime tempestose. Quindi, ricapitolando,
Perché prendi anche me? Questi sono i miei libri. E quindi questo è il mio bottino. Io vi saluto. Ditemi se siete soddisfatti. Vabbè, io sì. Un saluto, un bacione. Ciao ciao.